Buonasera a tutti, oggi così 21 giugno apriamo ufficialmente l'estate galatea, tra poco ci sarà questo primo momento voluto dal centro studi ARPA, dal comitato 13 agosto, che questa presentazione del libro di Vincenzo Santoro, che è un amico della nostra comunità, che ritorna nella nostra città per presentare il suo ultimo volume. Lui, da studioso della musica e della tradizione popolare salentino, porta nella nostra comunità questa nuova pubblicazione. Un'occasione importante di confronto con il consigliere Blasi, con Francesco Martucci, Carlo Schiavone, gli altri illustri ospiti che ci saranno, oltre alla nostra eccellenza, questa testimonianza vivente di Albina Gia, un tamburellista che racconta questo studio molto importante che negli anni 50 ha visto coinvolta la nostra comunità cittadina e l'ha legata al fenomeno del tarantismo, al fenomeno dei canti. Quest'anno, nella novità, no, dell'estate galatea che portiamo, è questo legame ormai che si è creato con la Fondazione Notte d'Atalanta, che in quanto la nostra città rientrerà nel festival itinerante della Notte d'Atalanta. E questo è stato un lavoro che è stato condotto dall'amministrazione per far sì che quello che si è sempre detto sul 13 agosto, sulle prime registrazioni che l'OMAS aveva fatto nella nostra comunità, trovano proprio adesso un legame con le comunità della Grecia, con le comunità dove il tarantismo ha una sua ragione d'essere. Quello di oggi è un primo momento, apriamo così quest'estate molto bella, che spazierà tra teatro, musica, danza e altri appuntamenti culturali. È un'estate da vivere, non fartela raccontare, ma vivila. Questo è l'invito che faccio alla comunità galatonese e a tutti coloro che vorranno vivere in comunità queste giornate che vanno da giugno fino a settembre. E il libro che ho appena pubblicato, Rito e Passione, conversazioni intorno alla musica popolare salentina e il tentativo di riflettere un po' sugli ultimi 10 anni degli sviluppi di questo movimento che nel Salento è nato intorno alla musica popolare, tradizionale, che ha portato il Salento sulla scena nazionale internazionale, e che ha sviluppato molto il turismo, che ha fatto anche molto discutere. Cerco di analizzare un po' il rapporto fra quello che succede dal basso, i gruppi di base, gli intellettuali e le politiche anche istituzionali. Molto mi sono soffermato su questo. E poi anche di fare una specie di elenco critico di tutte le pubblicazioni che sono uscite, perché una delle cose interessanti è che continuano a uscire tanti libri, CD, riviste che parlano di queste cose. Poi in fondo al libro c'è una serie di interviste a personaggi che hanno avuto un'importanza, secondo me, significativa, fatte negli ultimi anni, da Brizio Montinaro, che insomma è un po' il padre di questa questione, a Giovanni Pellegrino, che tra l'altro è qui, fino a Antonio Castrignanò e Mauro Durante, insomma alcuni degli eroi della musica popolare di oggi.